E allora benvenuti Riperiani, vi aggiorno su un mio sclero che ho ultimamente, che è quello dell'equalizzazione analogica. Ossia, non userò della roba analogica perché costa troppo, le robe, però vi faccio vedere che cosa intendo. Io ho sempre usato questo qui dall'alba dei tempi, perché era uno dei primi regali che mi ero fatto come sound engineer, ossia gli SSL della Waves ai tempi del MacBook C4. Per intenderci, stiamo parlando di quegli anni lì, quando ancora non si potevano piratare. Bei tempi, cazzo. Qual è però il problema di questo SSL? Che non suona come un SSL analogico, ok? Per tutta una serie di questioni. Una di queste è che quando si equalizzano robe stereo, ok? O segnali mono, che però vogliamo che siano un pochino più ciccioni, non c'è differenza tra i canali. Ossia, io tutte le volte che apro un plugin, questi canali saranno identici. Questa cosa nel mondo analogico non esiste neanche nelle robe di classe A da mastering più alte del mondo, perché è proprio una cosa fisicamente impossibile. Quindi qual è lo switch? Lo switch è che io dovrei usare questo, ossia quello della Brainworks, perché grazie al suo TMT mi dà invece quel tipo di risposta, e ora ve lo dimostro. Quindi se io equalizzo un segnale con l'SSL, vediamo che abbiamo la nostra equalizzazione normale, ok, il nostro high shelf con ovviamente un po' di cramping in alto. Se faccio la stessa cosa con la console della Brainworks e ho attivo questa funzione analog, vedete che il mio canale left-right sono un pochino diversi, ok? A seconda di che canali vado a scegliere, ho diversi tipi di equalizzazioni e quando vado a schiarire avrò delle risposte un pochino diverse tra left e right, a volte neanche troppo, un pochino, magari c'è mezzo dB, un dB di differenza, in più vediamo appunto l'inserimento un po' di THD e di saturazione su tutto il segnale. Quindi ecco, se siete indecisi tra questi due channel strip, una buona idea è chiederti: voglio un controllo molto molto digitale o voglio qualcosa che effettivamente mi risponda un po' a un comportamento più analogico? Attenzione, qui è come se, ovviamente, cioè se un canale mono e vai in un solo canale dell'SSL non hai questo effetto. Questo nel caso tu sdoppi un canale su due canali, ok, stereo, che però ad esempio succede su tutti i gruppi, ok, sui gruppi di chitarre, sui gruppi di batteria, sui gruppi voce anche, avrai un pochino di questa differenza che vediamo qui nel left-right. Quindi magari posso usare questo qui della Waves, che è più leggero e a me personalmente piace di più, ma solo per abitudine, perché è 10 anni che lo uso, e magari sui gruppi invece usare questo tipo di compressione o comunque di equalizzazione. Questa cosa la puoi fare con qualsiasi plugin, l'abbiamo già visto anche in passato. Però c'è un'altra componente del suono analogico che spesso perdiamo. Vi faccio un esempio anche con plugin più pesanti e più raffinati, ok? Se andiamo a prendere il Cherise e lo andiamo ad analizzare, vediamo che non c'è differenza tra left e right, ok? Che nel mondo analogico non è molto realistico, ok? Quindi se mettiamo questo su un gruppo stereo non avremmo l'effetto sperato. L'unico modo di avere l'effetto sperato è quello di duplicarlo, ok, e farli lavorare in stereo, ossia uno lavorerà soltanto sul left, uno lavorerà soltanto sul right, e lì andiamo a smecciare un attimo, ok? Quindi uno fa un po' così, uno fa così, uno magari ecco, questo qua è a click e meno, magari uno è un pochino più qua, ok, magari uno è un pochino più spostato. Insomma, questo è molto più analogico di quello che passava, perché tutto questo nasce da anche dei miei ricordi fisici di quando facevamo mastering per vinile. Io passavo sempre da un equalizzatore parametrico della Oram, ma non era un equalizzatore stereo, erano due banchi, ok, da 19 pollici mono. E anche se avevano i click, io sono convinto, vorrei tornare indietro nel tempo e andare ad analizzare questi due equalizzatori, sono convinto che anche se avessero i click sui 3 dB di gain, non fossero proprio perfettamente identici, perché sarebbe impossibile. Soltanto, ripeto, soltanto gli equalizzatori da mastering molto 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 raffinati avevano delle tolleranze, si dice così, così precise. Un altro esempio di questa follia è l'HVMC, che io ad esempio uso parecchio, nonostante poi alla fine si sia molto meno di analogico di quanto vuole farci sembrare questo plugin.
ma mi piace perché sull'equalizzatore principale, se hai disattivato il tasto C-Link, tu praticamente ti sposti, e ve lo faccio vedere, togliamo il Cherise e teniamo acceso l'HVMC, tu vai a equalizzare, ok? Però left e right è staccato, ce l'ho già nello stesso plugin, ok? Quindi se tu non sei precisissimo nel puntare e le tue manopole, rispettiamoci su a 500, ok? Vediamo che abbiamo dei comportamenti magari un filo diversi e queste micro variazioni ci permettono di avere un'immagine stereo sicuramente più interessante, ma a volte anche una musicalità più interessante. Quindi questa qua è una delle uno degli equalizzatori appunto che uso, perché so che posso andare a micro cliccare un po' su queste cose e avere dei comportamenti, ok, un pochino più diversi tra left e right e avere quindi una risposta comunque più analogica. E ti invito a provare, è una cosa che non costa niente, poi qualsiasi plugin, se appunto lo duplichi e lo usi uno per il left o uno per il right, hai questo effetto. Ad esempio tutti questi Brainworks, ok, un pochino più raffinati, guardate che c'è già qua una piccola differenza tra left e right senza neanche volerlo, però vediamo che se andiamo anche con i parametri linkati c'è sempre un po' di differenza tra left e right dovuta appunto a il TMT, e però vedete che anche se non sono in stereo mode, vedete che così ve lo para, però se vai in random channel hai sempre una risposta un pochino diversa, e questo a mio avviso conferisce molto a quello che è la sensazione del suono analogico. Poi ovviamente tutti questi plugin che vanno a simulare un po' la risposta in frequenza, vedete che anche questi tape sono un po' diversi tra left e right, ok? Quindi anche cambiando un po' i preset, vedete che left right è sempre un po' sminchiato, quindi ben riprodotto da ad esempio questa tape machine della Delicap Multimedia. Quello che manca a mio avviso a tutte queste simulazioni invece è che l'input stage di tutti questi macchinari comunque fa da clipper, ed è una cosa che ci eravamo resi conto quando avevamo montato finalmente un oscilloscopio post console di mastering. Un esempio. Quindi facciamo un esempio. Questo è il segnale che entra, questo qua è il segnale che esce in questa simulazione di tape machine. Vediamo che questa tape machine mi sta generando digitalmente dei picchi, ok? Che a mio avviso non esistono nell'analogico, perché da qualche parte, soprattutto se spingi la roba sul rosso, che è dove negli studi vedo sempre spingere la roba, è come se mancasse sempre uno stage comunque di clipper o in ingresso o in uscita. Quindi proviamo a metterlo prima, quindi sto clippando il segnale che entra nella tape machine e magicamente già adesso inizia a suonare come una cazzo di tape machine, ok? E secondo me anche dopo. Cioè, tutte queste tape machine avrebbero bisogno di uno stage di clipper pre e post. Oh, adesso inizio ad avere... Perché uno degli altri lavori che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo ridigitalizzato, ok, tantissimi 24 piste. Erano roba, minchia, anni 90. E 24 piste non digitali, 24 piste analogiche, no, non erano quegli Adam strani che giravano in quegli anni lì. Digitalizzandoli ci siamo resi conto che non c'erano picchi, ok? Cioè tutte queste forme d'onda che stavamo riacquisendo dentro Pro Tools dall'uscita di questa drum machine non avevano sta roba. Nessuna delle forme d'onda che abbiamo registrato in uscita dalla tape machine aveva questi picchi digitali così alti, che poi vanno a farti lavorare male i compressori, vanno a farti lavorare male i limiter, e quindi l'idea di dare una clippatina, magari ecco, non così, io sono una bestia, sono un animale, però questo, non appena inserisco una simulazione di quello che secondo me era lo stage di input e di output della macchina, quindi immagino i transistor, in questi casi non avevamo tape machine valvolari, inizia a suonarmi molto molto di più come un vero plugin analogico, ok? Se volete un'alternativa gratuita a un po' di questa simulazione, io ho trovato questo che si chiama Prefet della Accentize, lo trovate anche su Plugins for Free, vi lascio magari il link qua sotto, ed è fatto a machine learning, ok? Quindi nuove tecnologie digitali per simulare l'analogico. Vedete che anche questo ha questa componente di clipper, tra l'altro, che suona molto bene. Suona come
suona come quelli veri, non so se avete mai provato a spingere uno di questi transistor. Suona questo qua, e guarda che sorriso mi fa venire, come essere felici con poco. E te lo lascio qua sotto. Sì, a tutti questi clipper, questo qui adesso sono all'oversampling, ha mille modi di fare questo clip, quindi possiamo lavorarci, cioè metti che andiamo in per 4 su entrambi. Magari andiamo a prendere un clipper un pochino più... Però diciamo che se vado a spegnerli, questa roba non mi suona come tape, neanche, cioè, lontanamente. Adesso sì. Senza la simulazione del tape, cioè col tape spento, non mi suona come un tape. Questo sì. Ok. E quindi è una di quelle cose che sto iniziando a inserire anche se sto semplicemente equalizzando. Ok, quindi se volessi andare a simulare quello che è, ed è il motivo per cui, ragazzi, sì, per cui si lavora ancora in analogico in molti studi, e tutto questo sbattimento di clipper, due equalizzatori slinkati, le robe tutto, sono risolti da un gear che fai e hai fatto, ok? Questo qui è per questo che si usa ancora l'analogico, perché in un movimento di pomello hai fatto tutto questo sbattimento che abbiamo fatto in digitale per avere un suono convincente. Quindi se adesso vado a mettere un cerise, vado a fare un'equalizzazione che mi piace, ok? Quindi questo è prima e questo è post cerise, togliamo i free clip. Ok, andiamo a dare un po' di 30 Hz. Proviamo un po' di crack. Ok, abbiamo fatto anche un po' di gain staging. Li vedete questi clippettini qua digitali? Che poi vanno a triggerare, cazzo, i vostri compressori, se dopo c'è un compressore dopo questa equalizzazione. La roba non esiste. La roba è da tagliare. Ok, magari non così tanto, Francesco. Quindi poi, dato che magari questo qua è un gruppo batteria, vado a duplicare il mio cerise, vado ad aprirmelo, vado a farlo lavorare slinkato tra left e right. Ora non so come si fa nelle vostre DAW, ma su Reaper è una cosa velocissima. E vado a cambiare un attimo, no? Faccio un pochino left e right un pochino diverso. Questo tipo di sonorità, finalmente, dopo 10 anni, mi ricorda i suoni che sentivo in studio quando passavamo dal Black Rooster. Oddio, no, com'è che si chiama quella roba lì? Da questo. Cioè, finalmente inizio a sentire queste sonorità che avevamo in studio, anche in the box, solo grazie a questo tipo di saturazione e di clipping e di attenzione al fatto che left e right sui gruppi non sono perfettamente uguali. Io questa cosa la faccio anche in un altro modo, te la mostro. Io ad esempio, e questa cosa la trovate nel mio corso, quella su Improve Your Mix, uso molto spesso l'NLS channel, ok, della Waves, che fa un po' questo mestiere, no? Però vedete che anche lui mi va a generare questi picchi che secondo me non sono realistici. Il modo per farlo ragionare giusto, io lo uso in modalità blast, ossia lo tiro al massimo e abbasso il segnale d'ingresso, ok? Lo abbasso molto finché non mi lavora. Vedete che una specie di punto massimo di clip qua verso il meno 3. E anche se vado a dare più gain, vedete che così non vado mai ad andare qua sopra. È come se ci fosse un clipper nella modalità mic che mi impedisce di avere dei picchi che mi vanno oltre. Ok? E quindi entrando tra i meno 12 e meno 8 in questa modalità ho comunque un po' di clipper. Di solito qui, ok?
cioè quando inizio ad andare con la lancetta sul rosso, sto andando a usare effettivamente questo clipper. Se invece vedete che non uso il drive, questo clipper è un pochino più alto, ok? Ma mi piace meno, preferisco dargli dentro. E ovviamente ho diversi modi di distorsione, ok? E di solito io sono in dual mode. Ok, quindi questo con l'aggiunta poi di un equalizzatore che ha un left right un po' diverso, con l'aggiunta poi del clipper per tenere a bada un po' tutti questi picchi digitali che fanno solo casino e non fanno beneficio, ultimamente sto tornando ad avere nelle orecchie quella sensazione un pochino più di analogico, ok? Un'altra cosa che faccio è usare delle distorsioni parallele molto molto delicate, ok? Quindi se andiamo a distorcere molto, poi dopo io uso questo qua gratuito che mi piace molto della Kilohertz, poi vado a mixare dentro questa distorsione, ok, piano piano. E questo tipo di distorsione mi dà immediatamente quella sensazione che avevo sul banco della Oram, ad esempio. Io lavoravo su uno di questi, su questo qui tipo. E lui, sì, che purtroppo ci ha lasciato, è tornato in Germania, non è più nello studio dove lavoravo. Non vorrei trovare, sì, sembra questo, ma c'è una foto piccolissima e non si vede. Questo qui, sì, è lui. Lavoravamo su uno di questi. Ed è soltanto quando aggiungo queste micro distorsioni parallele che mi avvicino alla sensazione che avevo in quello studio quando passavo dentro la roba. Avevo proprio questa sensazione qua nelle orecchie. E quindi l'ennesimo plugin in più da mettere, no? E qui sì, ANLS Bass, oppure che ne so, il Black Box, ok, quindi questi qui, l'Analog Design, ok, sì, ha il LED Crusher, l'ho installato. Ok, questo qua ad esempio molto molto bello come saturazione. C'è anche la versione pagamento, quando è in sconto non ti costa veramente una stupidata questo LED Crusher, e anche varie modalità che sono appunto il solito SSL, il NIV, l'MI, oddio questo non mi ricordo più, e questo secondo me è il Pentode e il Triode del Sonic Couture, che del Termionic Couture che ti ho fatto vedere prima. Questo qua, il P e l'R, dovrebbero essere il Pentode e il Triode di questa macchina bellissima. E quindi è questo, proprio la somma di tutte queste piccole attenzioni creano alla fine una roba molto molto musicale. Un esempio, prendiamo questo brano. Questi chi sono? Sono i Facing the Truth dei Rock Me Band. Esatto. Un po' acido, non trovate? Ce lo conferma anche la visualizzazione in brown noise. Andiamo a sistemarlo però come lo sistemerebbe una roba più analogica, ok? Non vedo dei click particolari, degli spike particolari, quindi in pre lo ignoro. Però ad esempio se ci apriamo un Cherise, iniziamo a dargli un pochino di forma. Buco gigantesco a 400 Hz, diamoglielo un secondo, può suonare un pochino meglio. Meglio, andiamo quindi a ragionare in pochino più in analogico, quindi apriamo due Cherise, anzi apriamone tre, così vi faccio sentire la differenza. Abbiamo tre Cherise, uno che è quello che lavora in dual stereo, ok, e due invece che lavorano in mono, ognuno sul suo canale. Vado a modificare un filo, ok, magari uno un po' di più, uno un po' di meno, quindi proprio una roba molto, molto leggera. Ok, possiamo anche magari accendere questo drive pre e dargli un filo di texture, magari anche un filo diversa, ok, può starci. E la differenza è questa qua, che così, questo è il Cherise normale e questo è il dual mode.
io preferisco la versione dual mono. Tutti i suoni sono un pochino più definiti, sono un pochino più separati, ok? Magari anche un po' too much, potete essere un pochino più delicati sulla differenza tra i due canali, vediamo se ne abbiamo magari troppa. E questo lo posso controllare col Curve Analyzer della Bertom, che è anche lui gratuito. Ok, vediamo che abbiamo una differenza, ecco, magari qui è un po' alta nelle basse, cioè 3 dB e 4 dB, andiamo allora a avere le basse un pochino più uguali. Ok, così però ho quel filo di separazione che mi basta per andare a avere un suono un pochino più analogico. Poi cosa devo fare però? Mi metto con l'oscilloscopio e controllo di non aver generato delle robe distorte. Ok, tiriamo giù un secondo il gain che stiamo clippando. Vedete questi picchettini, quella roba qua, io trovo che in analogico non esista. E quindi free clip o simili. Vado ad esagerare. Trovo una modalità che mi piace, solo per sampling, giusto? Vado a togliere solo la sporcizia, vedete? Così è senza. Così è con. E magari questo è il momento di un tape, ok? Però non entro col tape in modalità, ok? Già clippato. Il tape cosa fa? Mi ricrea questi picchi che non esistono. Metto un altro free clip. Senza. Al mio orecchio suona più analogico, ok? Suona più vicino al ricordo che ho del suono analogico che avevamo nello studio appunto dove lavoravo. E adesso non è che sono disoccupato, sono semplicemente andato a fare un altro lavoro, nel senso sono in radio, non più in studio. Però ecco, questo qui è principalmente il problema del discorso digitale ed è il motivo per cui ad esempio in radio, nonostante abbiamo un mixer da 40.000 euro praticamente in diretta, la preamplificazione ad esempio dei microfoni è ancora analogica con dei DBX, perché tagliano tutti questi picchi che invece alcuni processori digitali creano. Abbiamo provato dei preamplificatori che avevano processing digitale, nello specifico erano dei Symmetrix che avevano i preset, tutta una roba così, e avevamo trovato che questi spike digitali che generava questa unità andavano a far lavorare con più fatica l'Orban di messa in onda, perché come era tutto digitale e usciva in Eusebu, entrava nel mixer che era digitale, usciva in digitale in Eusebu verso l'Orban, questi picchi passavano e non c'era la possibilità di mettere un clipper digitale. Avremmo dovuto mettere un clipper digitale o un limiter digitale dopo ogni canale, ma siccome abbiamo sei microfoni sarebbe stato un po' impensabile. Alla fine stiamo usando dei preamplificatori DBX analogici perché danno meno problemi con l'Orban, e penso che parte della soluzione sia appunto questa, cioè il fatto che non vengano generati quel tipo di schifezze. Ovviamente, come al solito, io qui sto esagerando per farvi sentire un po' l'effetto che fa. Tutti questi interventi sono molto meno, ok? Cioè, tanti piccoli interventi di questo tipo alla fine ti danno un livello di suono, a mio avviso, sì analogico, ma anche realistico. Se sei così tanto aggressivo, poi il cliente ti tira indietro il mix, come mi è successo giusto ieri. Giusto, PSA di sicurezza. Attenzione, tu alcuni tipi di clienti che ti ascoltano su dispositivi particolari come possono essere le AirPods o qualcosa del genere, questo tipo di lavorazione gli rompe il cazzo perché sente la distorsione, ok? Il problema è che è perché ho esagerato, ok? O meglio, ho esagerato e ho usato anche dei clipper un pochino troppo arroganti. Ad esempio il Van Audio Free Clip nella modalità Hard Clip sulle voci è un pochino troppo. Magari ti metti in Soft Clip, tipo in Hyperbolic, o usi clipper migliori. Nel mercato ce ne sono mille, uso il Van Audio per comodità, perché lo uso talmente tanto che poi alla fine apro sempre lui, è molto semplice, non mi stressa. Però ce ne sono talmente tanti e gratuiti che basta in avanza. Però ecco, cercate dei buoni clipper e provate a fare questo esperimento. Ma soprattutto, guardate anche questo, se io tolgo questo clipper, ok, e quindi ho questo tipo di picchi, se io ora metto un compressore, ok, o un limiter si vede ancora di più, buon caro L2, ok, vediamo che sta lavorando 3 dB,
accendo il clipper e posso tirare molto più. Ho tirato 3 dB in più, cioè, quindi è anche una cosa che poi ti aiuta a raggiungere purtroppo quei lufs che vengono richiesti al mercato moderno, di essere molto molto alto di volume. E il comportamento comunque è diverso, cioè anche se metto un compressore, ok, metti un CLA 2A, anche se questi compressori hanno un attacco molto lento, guarda come lavora diversamente con e senza clipper. Qui lo sento pompare, sento che pompa e mi dà fastidio. Con il clipper prima del CLA 2A mi dà molto meno fastidio, ok? Perché a mio avviso, anche lì, nello stage di input del CLA 2A, con ogni probabilità tutti questi clip andavano mangiati. Dopo dipende molto da che tipo di gain staging faceva il fonico. Se era uno di quelli bravi che stava a meno 18, è difficile che avesse dei peak più alti di 18 dB. Però siccome, ripeto, poi quella roba lì nel mondo vero non l'ho mai vista fare e ho sempre visto tutti gli ingegneri entrare a cannone negli outboard perché suona meglio, pensandoci dopo anni penso che questa sia la soluzione. Cioè loro stavano usando l'input stage di questi outboard come clipper, ok, per andare a aiutare quella che era la compressione, quella che era poi il limiting, quello che era poi il mastering, il suono in generale. Aumenta il contenuto armonico, è più facile da mixare, sarà più resistente a diversi tipi di ascolti. Insomma, ci sono tanti benefici. Ripeto, con parsimonia, signori. Con parsimonia perché è facilissimo e l'ho sentito purtroppo in un mix di un mio patron che mi ha mandato da farmi sentire. Ho sentito la mia influenza su di lui perché sentivo questi clipper un pochino troppo. E gli ho scritto e ho detto, occhio, non farti influenzare troppo da questa testa di minchia. Sì, ma poco, perché nel momento in cui diventano molto apparenti, come anche in questo caso, è dove ci si spacca tutto il giochino. Però tipo una cosa che fanno quelli veri quando applicano dei clipper alle tracce, fanno un'analisi, ok? Fanno un'analisi della clip, vedono qual è il massimo del true peak. Scusate, adesso l'ho disattivato. Quindi ti dicono che okay, il true peak è meno 0,9, metto il ceiling del mio clipper a meno 1, meno 1,5, cioè contano proprio quanti dB stanno clippando. E un altro modo è quello di dire, ok, torniamo al nostro loop, ok? Aspetta che vengo tutto alt. La tentazione, ok, con questo tipo di clipper è quella che scendi, no? Un po' a gusto e dici ok, così è figo. Loro cosa fanno invece? Vanno a dire ok, fammi l'analisi, quant'è il true peak? È 0, quindi il mio ceiling del mio clipper al massimo sarà meno 1. Cioè dicono ok, faccio questa mossa di clipper ma di 1 dB rispetto al true peak del file. Infatti se adesso processo apply take effects to new take, vedete che ho dato una clippata ma al massimo di 1 dB. Ok, cioè misurano proprio, cioè hanno profano, dicono ok, di tutto questa clip qual è il true peak massimo, o lo normalizzano a 0 e fanno il clipper a meno 1, anche quello è un altro modo. Ok, penso che sia tutto, penso di avere, questo qua è un po' lo sclero che sto facendo ultimamente. L'altro sclero, diciamo, teniamo questa parte come bonus, se ho degli effetti di riverbero, chorus, delay o queste cose, molte volte vado a fare questo. Mettiamo che vogliamo mettere un plate, ok? Questo riverbero per suonarmi analogico, ultimamente ho sempre un chorus sopra che va un pochino a tonarlo. Magari non col mix ovviamente al 100%. Però gli do sempre un filo di chorus e poi di solito gli do quel filo di distorsione che vi dicevo prima. Beh, anche i riverberi li tratto come se fossero effettivamente
questo tipo di problemi, no? Magari tante volte metto un bit crusher sui 22, ok? Perché magari vado a simulare quello che era la frequenza di campionamento di un vecchio riverbero digitale. E anche in questo caso poi lo guardo con l'oscilloscopio e dico, la roba qua a meno 6 serve? No. Quindi mi metto a meno 7, ok, gli ho dato un po' una tagliata di capelli e ora lo sommo alla batteria. Senza tutto questo delirio, quindi solo l'Abbey Road. Più interessante, questo è quello che è il tipo di catena che mediamente va a completare tutti i miei segnali. Ve la salvate, così non dovete farvela nuova tutte le volte, la buttate sopra, cambiate un po' i parametri e su delay, appunto delay e riverberi è una cosa che sto usando tanto. Madonna, ho fatto 40 minuti di video, spero non sia troppo. E se è troppo, niente, ci vediamo al prossimo.